Buongiorno web amici, benvenuti al calendario. Oggi ho deciso di andare a cavallo e adesso vi faccio vedere come. Ma eccolo qua il cavallo, ragazzi, della Mach-E, Ford Mach-E Mustang, come vedete, anche se di Ford, come vedremo, scritte ce ne saranno veramente poche, forse uno o due, perché ovviamente da tutte le parti avremo il logo della Mustang. Volevo ringraziare la Ford che vedete alle mie spalle qua alle porte di Vercelli, la nuova Sakar, che mi ha dato la possibilità di provare questa auto e non solo. Quindi se volete comprare una Ford, soprattutto una Mustang Mach-E, recatevi qua che vi faranno un ottimo prezzo e un preventivo. Che dirvi, ragazzi, sapete che io già giro in elettrico da un po', ma devo dire che questa auto, nonostante che io ho una Tesla Model 3, mi affascina veramente molto. Primo perché è un SUV, come vedete, un SUV coupé, e mi piace veramente tantissimo come ha queste linee particolari che adesso andremo a vedere, e anche l'interno devo dire che mi piace parecchio. La cosa che mi ha colpito di più è il fatto dell'assenza delle maniglie. Come vedete, né davanti né dietro abbiamo le maniglie. Ha questa linea sinuosa così aerodinamica, proprio appositamente studiata per avere meno attrito possibile, visto che è elettrica, per avere più autonomia, e si può aprire facilmente schiacciando il pulsante e tiriamo da questa piccola, vedete, questa piccola maniglietta. Adesso vi faccio vedere vicino. Qua abbiamo anche dei numeri dove si può anche mettere un pin per schiacciare, oppure con l'app del telefono possiamo anche aprire col telefonino. Posteriormente la stessa cosa, la porta dietro, vedete che si apre leggermente, possiamo infilare la mano dove ha un rinforzo in gomma in modo da non rovinare la carrozzeria. Come vi dicevo, una volta aperta, infilando la mano, possiamo tirare e aprirla. Ma è stata studiata bene, perché se noi apriamo la porta e infiliamo la mano, anche schiacciando, vedete, io adesso ho la mano sotto, ma senza mano, vedete, aperta, non si chiude, mettendo tutta la mia forza non si chiude, bisogna aprirla leggermente e in questo caso poi si chiude. Devo dire che è un'ottima idea. Ovviamente anche quella davanti fa lo stesso sistema, come vedete, bisogna aprirla e poterla chiudere. Questi sono i numeri che vi dicevo per poterla aprire con il pin. Guardandola posteriormente, questo SUV coupé, possiamo vedere lo stile Mustang con i fari, come vedete, con tre luci separate, un po' sembra un po' un artiglio classico dello stile Mustang. Altra cosa, mentre siamo nella parte posteriore, abbiamo questa scritta qua che vuol dire che questa versione è una 4x4. Ovviamente il bagagliaio possiamo aprirlo sia con il piede oppure schiacciando un tastino qua sotto. Bagagliaio, devo dire, molto generoso, adesso lo andiamo a vedere. Bagagliaio abbastanza generoso, con un doppio fondo dove possiamo mettere i nostri cavi di ricarica, abbiamo il nostro kit di soccorso e quello per la riparazione se facciamo una foratura. Come vedete, anche il frazionamento 60-40, e mi piace molto questa tendina che avevo già visto sulla Kuga, molto pratica per la privacy, dove ovviamente possiamo anche levarla, e devo dire che a me piace un sacco. Ok, chiudiamo e andiamo a vedere il resto. Quello che mi piace di questa auto è il contrasto che ha, in questo caso con questo colore e con il nero, devo dire che risalta molto bene. Se voi vedete, e l'occhio guarda questa linea qua che scende, e vedete, fa proprio una linea coupé, ma in realtà vedete che ha questo altro colore del nero qua e inganna un po' l'occhio, ma in realtà ovviamente qua c'è più spazio, più altezza per la testa. Noi avremo con l'occhio che sembra una coupé, ma in realtà è un SUV a tutti gli effetti. Oltre alla mano posteriore, come abbiamo visto prima, nella parte anteriore potete vedere che abbiamo ancora uno scomparto con dello spazio, con dei separatori che, volendo, togliendoli, possiamo, come vedete, usufruirne ancora di più e abbiamo più spazio. E come vedete, in questa configurazione, vedete, anche non male, ha le pinze rosse sia anteriori che posteriori, che risalta un po' la sportività dell'auto. Di qua abbiamo lo sportello della ricarica. Come vedete, abbiamo la ricarica Mennekes tipo 2 trifase, ma abbiamo anche quella tipo 2. Riprendiamo l'anteriore ancora un attimo. Come vedete, i fari anche qua, come dietro, hanno questi tre graffi dell'illuminazione, oltre ai fari interni ovviamente. Questi sono quelli diurni. Cosa particolare, come vedete, il muso è tutto chiuso essendo elettrica, ma se noi vediamo qua, ha delle griglie sia a destra che a sinistra dove vengono aperte per far entrare l'aria, per raffreddare la batteria quando necessita.
Ok ragazzi, basta perdere tempo, entriamo in auto, vediamo un po' com'è e come va. Eccoci qua all'interno, vi faccio una carrellata, una panoramica di quello che abbiamo quando saremo su quest'auto. La prima cosa che vedete è questo display centrale enorme da 15 pollici messo in maniera verticale, e abbiamo uno display circa da 8 pollici come vedete di fronte a noi. Questo volante con un pochettino di comandi, abbiamo il tunnel centrale qua con la ricarica wireless, porta USB e anche attacco C, vedo, e porta bicchieri ovviamente, e abbiamo le quattro frecce, molto intelligente metterlo qua invece che metterlo sempre dalle parti sparse, e freno a mano. E come vedete la rotellina dove possiamo mettere parking, retromarcia, folle, marcia avanti e una marcia lunga per consumare, diciamo, un po' meno, per avere nei viaggi lunghi un po' più di risparmio energetico. Devo dire, mi piace un sacco questa plancia con questo tessuto dove nasconde anche l'impianto audio BO, oltretutto un impianto audio non indifferente con un subwoofer dietro, e anche le linee nella porta, come vi faccio vedere, sono abbastanza armoniose, molto carina anche la leva, mi piace, vedete qua, per l'apertura della porta. Diamo anche una carrellata alla parte posteriore, come vedete il pianale è dritto, ovviamente avendo le batterie sotto il pianale, come vedete è tutto dritto qua, non ha nessun tunnel, non ha niente, anche qua ha le prese di ricarica USB. Devo dire che è proprio bella, anche i sedili trapuntati in rosso. Questa è anche il tetto panoramico, come potete vedere, ve la faccio vedere un po' dappertutto, un po' da vicino. Devo dire che è veramente ben fatta, ben curata, assemblata veramente molto bene. Una volta a bordo, devo dire che è veramente bella, molto comodo, i sedili sono veramente comodi. Mi piacciono anche gli appoggiatesta perché sono inclinati da poter finalmente appoggiare la testa in tranquillità senza andare troppo indietro, e devo dire che anche il muso è alto e lo vediamo fino a dove finisce. Abbiamo la ricarica wireless, come vi dicevo, basterà mettere il telefono, una volta saliti basterà schiacciare il pulsante, andrà a regolare i sedili una volta che abbiamo messo appunto i nostri sedili. Cosa curiosa in questo mega, vedete, monitor che abbiamo, abbiamo tre modalità di guida, quindi tipo tre mappature. Quella dove andrà a risparmiare tutto quanto, quindi sarà quella proprio economy al massimo, quindi andrà molto di meno. La attiva, che è quella dove useremo giornalmente, quindi la guida classica normale che faremo, e la è quella più sportiva che vedete qua, che dà un logo già più graffiante, più sportivo. Possiamo guidare con un pedale solo, quindi possiamo attivarlo o disattivarlo, ma lo vediamo anche nel secondo schermo, o primo schermo come lo volete chiamare qua, che è carino, è molto, è piccolino, ma ci dà tutto quanto quello che serve: velocità, l'impostazione del cambio, la batteria, il chilometraggio che possiamo ancora percorrere, e i sensori di parcheggio, vedete la temperatura, insomma devo dire che è veramente bella. E una cosa simpatica, abbiamo anche il suono V8, così, che l'hanno messo solo per l'interno, quindi lo sentiremo solo all'interno. Come vedete, climatizzatore bizona, sedili riscaldati, volante riscaldato, insomma un po' di tutto. L'unica cosa che c'è è il volume messo a rotella, e vedete qua la ricarica, vedete che il telefono è in carica perché lo segna qua invece che avere delle spie in giro. Devo dire che mi piace veramente un sacco questo sistema che sta usando la Ford anche su altri mezzi. Ok, siamo pronti, quindi rotellina, retromarcia, come vedete la possiamo vedere sia in questo modo che dall'alto. Dall'alto possiamo vedere il modo da vedere effettivamente da non toccare nessuna parte. Anche questo devo dire fatto veramente veramente molto molto bene, e vedete che le linee si spostano quando noi ci muoviamo. Possiamo anche vedere i vari sistemi diversi di inquadratura. Ok, siamo pronti, quindi andiamo in D, potenza al massimo, ovviamente non ve l'ho detto, ma anche il navigatore, e ci siamo, eh? Adesso farò un pezzettino, tanto per... Ok ragazzi, giù tutto, sentite, va, devo dire che va
non va come la Tesla Model 3, ma devo dire che tutto sommato non è male. Un dosso non piccolo o grande, devo dire che il comfort è notevole e la seduta alta mi piace veramente un sacco, perché si guida veramente da Dio. E devo dire, l'impostazione di guida probabilmente la preferisco più rispetto alla mia. Sicuramente la versione sportiva, quando ci sarà la vorrò provare, perché andrà, se non come la mia, ma anche di più. Devo dire che anche nelle curve molto precisa, molto, lo sterzo molto preciso, mi piace. E quando noi lasciamo il pedale, se non siamo abituati a guidare con un pedale solo, quindi con una frenata rigenerativa, dobbiamo prenderci la mano. Ha una frenata rigenerativa non indifferente, è molto marcata, però vi dico, una volta che prendete il via, una volta che prendete il piede, è molto semplice, quindi basterà schiacciare e mollare e ci darà questa sensazione di frenata. Diciamo che è un aiuto, a me piace perché aiuta, sembra una stupidaggine, ma aiuta parecchio. Purtroppo non ho la possibilità di provarla più di tanto, perché sono macchine, come avete visto, targate tedesche, le danno proprio appositamente per fare dei piccoli test, delle piccole prove, e quindi devo consegnarla. Ecco qua, ragazzi, frenata, devo dire che la frenata è mostruosa, veramente mostruosa. Purtroppo, arrivando da una Tesla, è difficile trovare un'auto che alle volte vada più veloce, però devo dire che questa qua si comporta in maniera eccellente. Mi piace molto perché è molto stabile, avendo il pianale studiato solo per quest'auto, quindi le batterie messe tutte sotto, devo dire che è molto stabile, molto maneggevole, anche lo sterzo ti aiuta veramente molto, sì, mi piace veramente un sacco. Se tornassi indietro, fare difficoltà a scegliere tra la Tesla e questa, vi devo dire la sincera verità, perché un SUV coupé così è molto pratico, soprattutto quando apriamo il portellone posteriore, rispetto alla Model 3 che ho io, si carica molto di più. Ovviamente quando io l'ho preso non c'era neanche la Model Y, la Model Y come la volete chiamare, quindi c'era solo con questo portellone qua. Comunque devo dire, ragazzi, che hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è l'illuminazione che ha nelle portiere dove ci sono le tasche porta oggetti. A me piace un sacco, perché di notte, quando l'auto è più o meno illuminata da tutte le parti, mi piace veramente molto. Devo dire, ragazzi, che purtroppo la mia prova è terminata. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao da Grande Andario.